Ciao a tutti. Ciao. Oggi vi facciamo vedere come fare la classica piadina romagnola. E da brava romagnola la faccio fare a Lorenzo. Ecco. Allora iniziamo con 500 g di farina, 15 g di sale. Esatto. Correggimi se sbaglio. Esatto. Allarga un po' la fontana. Adesso la facciamo meglio, Ok, che se no perdiamo tutto. Va bene, ok. Sale. Dopo abbiamo lievito. 17 grammi di lievito chimico. Ok. Abbiamo messo il lievito, il sale e adesso mettiamo lo strutto. Mi raccomando, lievito chimico e non lievito di birra. Ok. Quanto è di strutto? Strutto sono 100 grammi più o meno. Cioè poi ognuno ha la sua ricetta, a casa mia ne mettiamo 100 grammi perché non vogliamo che diventi troppo pesante. Che non è già poco. So che tu ne metteresti di più. Cosa stai facendo? Dimmi il modo migliore per amalgamare lo strutto. Ok, adesso ti metto io due cucchiaini, no basta uno. Adesso metto un cucchiaino di miele. Via le mani. Possiamo mettere il latte? Esatto, a questo punto mettiamo il latte e impastiamo il tutto. Ok, io sono già compromesso, perciò metti te il latte. Sì, era per questo che non dovevi fare questa cosa. Vai. Perfetto, è metà latte e metà acqua, perché solo col latte ho visto che risulta un po' troppo pesante. Perfetto. Le forchette non le usiamo. Bisogna ottenere un composto morbido, però non troppo. Ok, puoi iniziare a impastare con tutte e due le mani. Questa è la parte migliore. Se vedi che diventa troppo dura, lascia un po' di farina indietro e la impastiamo con dell'altro latte. Bene. Bene, l'impasto è quasi pronto, risulta bello omogeneo, ci è voluto un po' di lavoro, ma ce l'abbiamo fatta. Ok, cosa dici? Va bene? Perfetto. Benissimo, ok. Allora adesso bisogna stenderlo. Esatto. Visto che abbiamo il lievito chimico, non va lavorato, ma... Non va lasciato lievitare, esatto. Quindi è istantaneo, si tirano e si fa. Allora, lavoriamo. Facciamo palline piccoline? Sì, le facciamo piccoline perché abbiamo una piastra abbastanza piccola. Ok. Allora, io posso farti le palline, fai tutti i tiri. Esatto. Facciamo di questa misura qua, o bene o più piccola? Sì, va bene, va bene. Il segreto per fare le piadine belle tonde è di ruotarla ogni volta di un quarto di giro. Ok. Posso cominciare a cuocerle? La prima piadina è pronta, puoi iniziare a cuocerle. Piastra bella calda. E intanto Erika continua a tirare. Dovrebbe fare le boglie, no? Sì, con la forchetta dovresti punzecchiare. Prendiamo la forchettina. Ok. Sta venendo benissimo. Non avevo dubbi. Prendo un canovaccio tra un po'. Dici, sta venendo bene. Perfetta. Bene, bene. È proprio come deve essere. Quanto va cotto? 2-3 minuti? Sì, a occhio. Benissimo. Mettiamo su un altro, intanto ci sta. E come le facciamo queste piadine? Ripieno classico, romagnolo. Squacquerone, crudo e rucola. Perfetto, io ho steso l'ultima. E ci sono quasi, vuoi preparare per condirle? Assolutamente sì. Ok,
te li sposto qua, allora. Ecco qua, le piadine appena fatte. Io intanto vado avanti a cucinarle. Adesso facciamo la piadina. Poi facciamo un segnetto. Poi mettiamo un generoso strato di squacquerone. Questa resta sempre la mia preferita. Sì, non a caso è proprio quella che tutti richiedono. Poi un po' di misticanza. Di solito ci andrebbe la rucola, però oggi abbiamo la misticanza fresca. E va anche meglio perché è saporitissima. E non è mai abbastanza. E crudo. Buon appetito! Vuoi? Buonissima!